Benvenuti ad una nuova puntata di Cani Gatti Compagnia. Oggi parleremo di cani da lavoro e soprattutto di figure professionali competenti in campo cinofilo. Ovviamente lo facciamo grazie all'Accademia Europea di Cinologia. Abbiamo qui in studio il presidente Bruno Piccinelli, grazie per essere venuto, e anche presidente dell'UCIS, che sono le unità cinofile italiane da soccorso. Grazie Bruno. Grazie a voi. Ne parliamo ampiamente durante la puntata, ma adesso direi che è arrivato il momento di presentare le unità cinofile che sono venute qui in studio con noi. Parto da Graziano Marchetti, che è insieme al suo pastore tedesco Liz, di 7 anni. Grazie per essere qui. Pietro Peroni, che è istruttore nazionale UCIS, insieme alla sua cagnolona, una Labrador Moon di 7 anni. E poi Cristian Faletti, sempre unità cinofila, insieme al suo compagno Benny, un Labrador nero, che ci racconterà poi che è in fase di preparazione, giusto se non sbaglio. Giusto. Grazie a tutti per essere qui in studio. Io direi di partire subito, di capire come nasce questa l'esigenza, ormai 30 anni fa, lo diciamo, quest'anno è il 30° anno della fondazione dell'Accademia Europea di Cinologia. Cosa ha portato? Allora, faccio una piccola correzione che Prego, prego. l'Accademia ha 10 anni di Ah, vita e ok. Lucis ha 30 anni di Ho vita. confuso, chiedo Cioè, scusa. non ci sono problemi. Guarda Grazie per caso la una correzione. combinazione, una è nata nel 1988 e l'Accademia è nata nel 2008, per cui lotto e porta fortuna. Partiamo dall'Accademia, che così Volentieri. togliamo subito di mezzo, che è la meno importante delle due, diciamo. Beh, è nata perché c'era l'esigenza, anche per quanto riguarda l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, che è proprio il nostro l'ENCI, per fare la formazione. Per cui un gruppo di persone con me, dottor Floris, che è un veterinario dell'Università di Perugia, carissimo amico, un cinofilo di vecchia data, abbiamo proprio inventato questa scuola. È una scuola di cinofilia. Il consiglio dell'Ente Nazionale l'ha riconosciuta come prima scuola di formazione, poi ne sono nate altre, è riconosciuta come formazione anche da parte del Ministero delle Politiche Agricole, perché rilascia degli diplomi, l'ente nazionale rilascia il diploma, noi facciamo il corso, alla fine del corso con degli esami quasi di Stato, diciamo, viene rilasciato il titolo di addestratore, che è una delle ultime professioni riconosciute anche dal Ministero del Lavoro. Per cui è nata per far formazione, cioè c'era l'esigenza di formare delle persone. Da qui diciamo che abbiamo cominciato a fare corsi. La nostra scuola è presente in quasi tutta Italia, perché noi abbiamo fatto corsi dalla Lombardia, Roma, Firenze, Perugia, Napoli, Palermo ultimamente, Veneto, un po' dappertutto, ecco. E abbiamo fatto già un bel numero di corsi di formazione. E ultimamente è diventata partner formativo anche dell'UCIS. Questa è la storia, diciamo, dell'Accademia. Per cui l'Accademia è giovane, sta facendo un buon lavoro, ha una schiera di docenti molto importanti, perché sono tutti docenti qualificati, e diciamo che si mette sul territorio per fare della cinofilia anche nuova. Ecco, si parte ad esempio dal corso di addestratore ENCI al corso handler, che poi Sì. magari ci spiegherà meglio per chi non conoscesse, ma in realtà Certo, ma è un mondo veramente tutto da diciamo che scoprire. il titolo è addestratore ENCI. È un titolo ormai superato, ma avendo il disciplinare, cioè il disciplinare è una regola, un regolamento fatto dal Ministero delle Politiche Agricole. Essendo il disciplinare, il titolo ufficiale era addestratore ENCI. Oggi la parola addestratori a qualcuno dà fastidio, perché addestratore, che non vuol dire come far del male al cane perché si addestra, ma va di moda educatore. Ecco. Noi insegniamo alle persone a educare, ma anche a preparare, per cui a addestrare il proprio cane.
Handler è una definizione inglese che è tradotta in italiano che è presentatore di cani in ambito delle esposizioni. Cioè l'esposizione chiamata di bellezza, che poi è un'esposizione morfologica, colui che presenta il cane per altri è chiamato handler, per cui presentatore. Noi formiamo sia i presentatori sia gli addestratori. Poi l'Accademia fa altre cose. Infatti, ad esempio, l'attivazione mentale, ce ne vuole parlare? L'attivazione mentale, che è un metodo nuovo. Oggi ci sono metodi molto innovativi, tutto, diciamo che è basato un po' tutto sull'apprendimento del cane, cioè cercando di sfruttare le qualità del cane che hanno innate per potergli fare eseguire delle cose che lui sa fare. Perché il cane, tutti i cani, qualsiasi tipo di cane, da solo si siede o va a terra. Noi vogliamo farglielo fare quando serve a noi, quando ho la necessità di metterlo a terra, come in questo caso, che ho la necessità di metterlo seduto o altre cose. Per cui si sta utilizzando lo sfruttamento innato dell'animale senza ricorrere a metodi coercitivi, perché l'ente nazionale ha bandito, l'ENCI ha bandito da tutti i suoi metodi addestrativi, sia con l'aria strangolo, sia con l'aria punte, con l'aria elettrici, sono vietati dalla legge, ma prima della legge erano vietati dall'ENCI. Come cambia la vita quando si convive con un cane educato rispetto a uno un po' più? Cambia il giorno e la notte. Il paragone che faccio sempre io è quello del bambino. Cioè, se io ho un bambino educato, anche di 2 anni, 3 anni, 4, qualsiasi età, se vado a un ristorante si comporta bene, se vado in mezzo alla gente si comporta bene, se la mamma va al supermercato non vede le scene dei bambini che si buttano in terra e picchiano la testa in terra perché vogliono il lecca lecca o qualche cos'altro, ma un bambino educato dà meno problemi di un bambino libero. Un cane educato non crea problemi. Dobbiamo tenere presente che oggi sono molti coloro che amano i cani, ma ci sono anche coloro che i cani danno fastidio, per cui noi dobbiamo cercare non di imporgli la presenza del cane a queste persone, ma fargli vedere che il cane è innocuo, che non gli crea problemi, perché se noi andiamo a un ristorante con un cane che comincia a dar fastidio, comincia a abbaiare, comincia a disturbare, è chiaro che siamo mal visti tutti. Per cui il cane educato è un bambino educato, l'esempio è banale ma è semplice. Ecco, il suo amore per i cani penso nasca proprio fin da quando lei era giovanissimo. So che ha allevato anche diverse razze, tra cui pastori tedeschi, Rottweiler, considerati comunque razze pericolose. Purtroppo non è la razza in sé pericolosa, ma torniamo al discorso di prima, la non socializzazione, sì, la non preparazione di questi cani. Beh, allora... Io ho incominciato che avevo 18 anni, per cui sono passati 50 anni di attività cinofila. Ho provato tutto, ho visto quasi tutto, ho ancora molto da imparare, purtroppo non riuscirò a imparare ancora tutto, perché la cinofilia ha fatto, ogni anno fa i salti enormi. Cioè, rispetto a solo 10 anni fa, siamo andati sulla Luna con i cani, per fare un esempio. Ho allevato Rottweiler, ho importato primo in Italia il Rottweiler, per la prima volta il Rottweiler in Italia, ho allevato un po' di tutto le razze, dal pastore tedesco che era e è rimasto il mio cane, il cane ideale per me, Rottweiler, altri cani, boxer, un po' di tutto. Ecco, per cui diciamo che la passione è innata. Per cui rimane dentro, è una malattia che abbiamo noi. Ecco, a chi definisce queste razze, appunto, come stavo dicendo, cane, pericolose? Razze pericolose, ma guardi, non esistono razze pericolose. Esistono cani pericolosi, soggetti pericolosi, poi non sarebbe lungo stare qui a vedere il motivo per cui sono pericolosi, per cui la facciamo molto breve. Esistono però proprietari di cani che sottovalutano il cane.
Cioè, facile sentir dire, quel cane lì era abituato lì col bambino, abituato con la famiglia, però un certo giorno da solo è saltato fuori. Ecco. E, sì, può capitare. Cioè, può capitare che un cane, pur essendo tirato su in famiglia, un giorno abbia un qualche cosa che gli faccia scattare un meccanismo tale che potrebbe anche non aggredire, ma potrebbe mettere in atto un suo intervento per difesa della ciotola, per difesa del divano, per un motivo qualsiasi che gli fa scaturire questo. Cioè, non esiste il cane killer da solo, che un giorno impazzisce e va e sbrana tutti quelli che incontra. No. Se è stato ambientato giusto, è stato curato giusto, non ha avuto traumi e ha avuto tutta una vita, diciamo, di educazione, di ambientazione e anche di socializzazione, è difficilissimo che faccia qualche cosa a qualcuno, soprattutto a un familiare. Però abbiamo visto, inutile stare qui a nasconderci dietro il dito, abbiamo visto casi eclatanti dove un cane è. Bisogna capire che il cane è un essere vivente, ha un suo istinto naturale e può capitare. Può capitare, purtroppo può capitare. Diciamo che chiunque ha un cane deve stare attento, cioè mai fidarsi al 100%. Quelli che dicono il mio cane con i bambini è sicuro, sono sicurissimo. Sì, lui è anche convinto di essere sicuro, però con un bambino, un cane da solo, meglio evitarlo. Poi c'è il cane, io ho un cane in casa, lui ha un cane in casa con i nipotini, i figli o i bambini, non ha problemi, però bisogna sempre stare con l'occhio attento, come un qualsiasi altro animale, come un cavallo, come qualsiasi cosa. Assolutamente. Un altro corso molto importante, credo anche per, come posso dire, per l'attualità, è il corso di dog sitting, da dog sitter. Cosa proponete? Ma noi non proponiamo nulla, perché il nostro ambiente, noi come scuola proponiamo la preparazione, certo, della persona che, esatto, che deve essere un educatore addestratore. Da lì poi uno si apre a qualsiasi forma di intervento, dal dog sitter all'allevatore, alla gestione di negozio di animali. Cioè, diciamo che è un po' tutta una gamma di lavori che uno poi può intraprendere, e oggi con la carenza lavorativa vedo che tanti vanno anche a cercare queste che sono delle professioni nuove, interessanti e anche da un punto di vista ricercate. Abbiamo anche, ad esempio, discriminazione olfattiva, agility dog, rally obedience, ha, sì, voglia di raccontarci un po'. L'agility ormai credo che sia alla portata di tutti, lo conoscano tutti. È uno sport bellissimo, entusiasmante. L'Italia ha diverse migliaia di appassionati che fanno queste manifestazioni, sempre sotto l'egida dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. E poi c'è il flyball, ci sono molte attività sportive, cioè qui rientriamo nelle attività agonistico-sportive. Ecco, questi corsi si ripetono tutti gli anni, ci si può iscrivere? Ma questi corsi funzionano così, ci sono un corso, che il corso ufficiale, che dura circa 150-200 ore, sia la parte teorica e pratica, e poi ci sono i vari diciamo richiami, i vari aggiornamenti che noi facciamo di anno in anno con coloro che hanno già il titolo acquisito. Benissimo, veniamo a Lucis allora, alle unità cinofile italiane da soccorso. Lucis è, diciamo, il mio fiore all'occhiello, ma il fiore all'occhiello di tanti. È nata con il ministro Zamberletti, la faccio breve perché altrimenti occupiamo tutto lo spazio, comunque è nata dietro iniziativa del ministro Zamberletti nel 1984, ha creato un comitato di 4, 5, 6 esperti. Alla fine di questi 2 anni di lavoro del ministro Zamberletti abbiamo fondato le unità cinofile italiane a soccorso, che non voleva essere un'associazione normale dove acquisiva al proprio interno degli associati,
ma era nata l'idea di fare una federazione di associazioni. Abbiamo chiesto anche all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana di essere riconosciuti come socio collettivo, tant'è vero che Lucis è un socio collettivo dell'ENCI, e da lì abbiamo incominciato a raccogliere le prime associazioni, perché al nostro interno noi prendiamo l'associazione di volontariato riconosciuta presso le varie province, regioni o comunali, però sempre riconosciute, e loro, queste associazioni di volontariato che spaziano in tutti i campi, hanno, so, dall'AMPAS che ha anche le ambulanze, ma al loro interno hanno nello statuto e nel loro DNA anche l'attività cinofila. Noi raccogliamo queste associazioni, abbiamo incominciato con poche associazioni, oggi abbiamo raggiunto i 1200-1300 iscritti e circa 140 associazioni in tutta Italia riconosciute come UCIS, dalla Sicilia al Piemonte al Triveneto, abbiamo tutte le regioni coperte. Nell'arco degli anni è intervenuta l'UCIS in tutti i terremoti, in tutte le attività di ricerca di grandi calamità. Siamo partiti col Messico, stiamo parlando degli anni Messico, l'Irpinia ancora prima, poi il Messico, l'Armenia, la Turchia, altre in mondo, e l'Italia, il terremoto dell'Aquila, l'ultimo a Matrice. Cioè abbiamo praticamente attivato tutta la nostra squadra in questi interventi, macro interventi, perché noi come UCI siamo inseriti nel Dipartimento di Protezione Civile. Oggi non è più il Ministero, ma è un Dipartimento. E l'UCI è colonna mobile nazionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando parte lo Stato in un intervento tipo quello di Amatrice o quello dell'Aquila, interviene direttamente il Dipartimento, e ad ognuno di queste associazioni nazionali assegna un compito. Non so, l'Associazione Nazionale Alpini, oltre a fare altre cose, ha l'affidamento dell'ospedale da campo, l'AMPAS con le ambulanze, gli psicologi d'Italia per quanto riguarda l'intervento sulle persone. Ecco, l'UCIS interviene coi cani, cioè l'UCIS parte come colonna mobile con le sue unità cinofile. C'è una preparazione? Beh, c'è un lavoro dietro per preparare un cane, diciamo che non si è mai finito, perché uno che dice il mio cane è finito, sa tutto, fa tutto, sono sicuro, non è mai vero. È sicuro, però non c'è sempre da tenerlo allenato. Il cane lo prendi, lo prepari, lo educhi, lo addestri, lo alleni e lo tieni allenato. Cioè, io dico sempre una cosa, con tanto di cappello a tutti i volontari, ci mancherebbe altro, però quando io finisco il mio turno con l'ambulanza, o la prende un altro o rimane nel garage se non la uso. Il cane no. Cioè il cane è 24 ore con 24 ore col conduttore. Deve custodirlo, ha bisogno di cure, ha bisogno di tutto, ha bisogno di continua preparazione, continuo allenamento. Per cui, per essere sicuri di avere un buon cane, bisogna avere un conduttore che dedica molto del suo tempo al cane. Ecco, parliamo proprio di questa preparazione, sia dell'unità cinofila, sì, partendo dalla persona per poi arrivare al cane. Come avviene? Se uno decide di far parte di questa unità cinofile, cosa deve fare? Allora, prima di tutto, come ho detto prima, noi non prendiamo i singoli perché non riusciremmo a gestirli, ma prendiamo l'associazione. L'associazione dice: noi al nostro interno abbiamo 2, 1, 2, 3, 10 cinofili che vogliono fare questo. Allora che cosa fa l'associazione? Noi abbiamo i nostri istruttori, abbiamo la formazione, e molte associazioni iscrivono i loro tecnici ai nostri corsi che imparano a formare le unità cinofile. Tant'è vero, per esempio... Esatto, poi magari possiamo chiedere proprio all'istruttore che abbiamo, a Pietro, che ha fatto questo percorso al suo interno, nella sua associazione, perché queste tre unità cinofile appartengono all'associazione comune di Ospitaletto. Cioè, abbiamo portato queste oggi.
Per cui loro al loro interno, l'istruttore prepara il cane, il conduttore, diciamo neofita, la prima volta arriva col suo cane e cominciamo a fargli fare quello che è l'obbedienza, la condotta, il seduto, il terra, la socializzazione con gli altri cani, e da lì si costruisce un percorso. Si arriva poi alla ricerca o in superficie, che è quella che vanno a cercare le persone disperse in montagna, nei boschi, oggi anche in città. L'anziano che esce dalla casa di riposo e non torna più, per cui vengono chiamate microcalamità. Oppure la maceria, dove bisogna avere un campo attrezzato, dove si insegna al cane, ma anche al conduttore, a essere preparato anche fisicamente, anche dal punto di vista del primo soccorso, soccorso base. Gli si insegna a questa unità cinofila ad addestrare e preparare il cane a questo specifico intervento. È un lavoro che dura, diciamo che per avere un buon risultato sono almeno un paio d'anni di lavoro. Assolutamente. Io vorrei chiedere, magari andando in ordine alle varie unità cinofile, chi c'è qua in studio con loro e quali interventi avete già fatto? Non so, vogliamo partire da Graziano? Diciamo, io mi sono appassionato a questa disciplina, che forse è il termine poco adatto, perché c'è di mezzo il volontariato. E mi sono appassionato 12 anni fa, ho cominciato col primo cane, sono entrato in un gruppo cinofilo già formato, ho cominciato a lavorare con i miei cani. Lei è la penultima arrivata, perché lei adesso è già brevettata, sto cominciando a lavorare con sua figlia che ha 3 anni, e infatti a breve avremo poi gli esami propedeutici, perché anche lì sono esami propedeutici a step, propedeutico, se passa quello poi c'è l'operativo, e dopo 2 anni c'è la riconferma per il cane, vedere se è rimasto operativo o meno. Io ho partecipato all'Aquila come supporto all'unità cinofila, perché allora non avevo il cane ancora pronto. Mentre invece ho partecipato al terremoto lavatrice con la Liz come cane operativo. E devo dire che sono esperienze che ti segnano da un lato, e però dall'altro lato ti stimolano a impegnarti sempre di più, perché come diceva prima Piccinelli, quasi tutti i giorni lavori con il cane. Vivendo il cane in famiglia devi sempre fare qualcosa, l'addestramento, e spesso e volentieri devi uscire in ambiente per poter affinare anche le possibilità, le capacità di ricerca sia del conduttore che dell'unità cinofila. Ecco, prima Bruno ha parlato di socializzazione del cane. Penso che sia molto importante che il cane sia ben socializzato sia con gli altri cani che con le persone, altrimenti certo, questo lavoro è un po'... Questa è la dimostrazione che sono qui a 50 centimetri uno dall'altro e devono stare tranquilli. Teniamo sempre presente che sono cani, un momento gli può anche scappare che questo gli dà fastidio, però devono essere sempre sotto controllo, perché se io vado su una maceria o in un bosco e ho 4 o 5 cani che girano e se si litigano fra di loro, al di là del danno che si fanno loro, ma io lascio giù una persona, cioè lo scopo di andare a cercare una persona è trovarla viva. Quando è che si può iniziare a lavorare con il proprio cane, se parliamo di un cucciolo? Qual è l'età? Diciamo che se uno vuol portare in qualsiasi disciplina, questa o altre discipline, poi cosa farò da grande lo vedo, devo fargli la base. Prima lo mando all'asilo, poi alle elementari. Quindi asilo cosa intendiamo? L'asilo, un cane di 2 mesi incomincia già a muoversi da solo, comincia già a socializzare con gli altri, incomincia già a vedere tante cose dalla macchina, perché se uno lo lascia in casa fino a 2 anni poi lo carica in macchina, questo mai sta male come sta male una persona, per cui già due mesi comincia già a muoversi nell'ambiente, e lì, da lì si va avanti, poi gli si dà delle regole, mangia alla talora, dorme alla talora, cioè quando stai fermo, quando usciamo ti comporti bene, guinzaglio, non guinzaglio, cioè tutta l'educazione e la preparazione. Più va avanti il tempo, più io gli ho fatto vedere più cose, più lui mette nel proprio cassettino, perché il cane ha tanti cassetti, quello che è innato in lui, le cose che ormai ataviche che ha, poi sono delle cose che noi gli mettiamo in questo cassetto e lui ogni tanto, se le ricorda, va a prendersele.
per cui più cose vede, più ambienti diversi dal traffico al buio, al sole, alla pioggia, ecco, più cose vede, più sarà un cane libero, aperto, pulito, e più sarà facile poi portarlo in qualsiasi ambiente senza avere problemi. Certo, ci dobbiamo lasciare adesso per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi per la seconda parte di Cani e Gatti. Bentornati qui in studio con noi, vi ricordo che stiamo parlando di cani da lavoro, di unità cinofile, lo stiamo facendo grazie a Lucis, che sono appunto le unità cinofile italiane da soccorso. Qui con noi abbiamo il presidente Bruno Piccinelli. Stavamo parlando un po' appunto di questo binomio che è il conduttore e il proprio cane. Abbiamo sentito Graziano nella prima parte, adesso però è il momento di Pietro e della sua cagnolina, della sua Labrador Moon. Com'è nata questa, quando vi siete conosciuti, quando è arrivata a casa Moon? Moon è arrivata a casa dopo che ho fatto l'intervento all'Aquila con un pastore tedesco chiamato Rex, e che aveva già circa 8-9 anni. Quando siamo ritornati dall'Aquila, dopo un po' di mesi, facendogli fare una verifica dal veterinario, ho constatato che aveva un tumore. Praticamente da quel momento lì è andato un po' in declino, e siccome mio figlio aveva un Labrador e nel frattempo aveva fatto una cucciolata, ho ritenuto, dopo aver avuto 6 pastori tedeschi, passare a un Labrador per poter almeno vedere com'era la differenza tra il pastore tedesco. Quali sono le differenze che hai notato? La differenza tra il pastore tedesco e il Labrador, ho notato che il pastore tedesco è molto più attivo negli ostacoli, nella palestra, però nella ricerca, poi nella ricerca cerca sempre di trovare il punto un po' più facile per entrare. Invece il Labrador è un caterpillar, il Labrador entra da tutte le parti, sfonda. Perciò per me ha qualcosa in più sulla ricerca. Ecco, come appunto dicevi, hai già fatto diversi interventi. Come reagiscono i cani quando sono lì sul luogo, quando è ora di lavorare? Diciamo in caso di terremoto. Assolutamente. Allora, noi abbiamo constatato che in caso di ricerche su gente che praticamente muore, è morta, loro non abbaiano, non abbaiano, ma si comportano in una maniera diversa dal solito, cioè o hanno un atteggiamento proprio di un miagolio che non si riesce a capire, come quando uno proprio vede qualcosa che gli dispiace, o altrimenti muovono la coda e si comportano in una maniera diversa, però non abbaiano. Fa venire la pelle d'oca. Fa venire la pelle d'oca, sì, 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 sì. E la sua esperienza? Beh, diciamo, la tua all'Aquila, all'Aquila abbiamo avuto un'esperienza, difatti, perché potevamo operare solo in determinate zone. No? I vigili del fuoco ci dicevano: te devi andare in questa zona e devi verificare se qua c'è qualcosa. Io ho potuto intervenire in una zona in cui c'era come un cratere, dovevo verificare questa zona, dovevo mandare dentro il cane in determinati posti, perché io assolutamente mi hanno vietato che non potevo neanche fare un passo, perché era un condominio di 50-60 metri e se c'era una leggera scossa sarebbe venuto giù tutto. Ho dovuto mandare il cane. Il cane è sceso, è entrato dove doveva entrare, poi usciva e cercava sempre di ritornare verso di me e spostarsi sulla sinistra. L'ho mandato diverse volte e il cane sempre in quella posizione lì si comportava, voleva spostarsi. Poi abbiamo mandato un altro cane che era assieme a noi, anche lui andando giù verificava, però aveva sempre quel senso di venire su e spostarsi. Noi dicevamo: guardi che si deve spostare
Loro ci dicevano no, non puoi spostarti, devi verificare qua. Abbiamo finito l'intervento, dopo non eravamo ancora saliti da sto cratere, che sulla sinistra di noi a circa una ventina di metri hanno trovato una coppia di morta ancora nel letto, marito e moglie, e questo qui è la verifica che loro avevano sentito. Loro sentivano che là c'era qualcosa, volevano andare dall'altra parte. Quante ore riescono o minuti a lavorare i cani? Beh, noi facciamo, di solito interveniamo, facciamo magari circa un'ora di ricerca, come all'Aquila, quando siamo intervenuti abbiamo verificato tutta la zona rossa. Noi siamo intervenuti col soccorso alpino, una signora del soccorso alpino che dirigeva il soccorso alpino, che poi era anche una signora molto anziana, ma con una tempra non poco, abbiamo dovuto verificare tutta la zona rossa. Noi dovevamo mandare i cani dappertutto per vedere se c'era ancora qualcosa, se c'era rimasto, se erano dei sepolti, che e abbiamo verificato. L'unica, anche in questa situazione, abbiamo trovato un posto dove c'era un portone in legno, lavoravano tutti e due assieme. Nell'arrivare a questo portone hanno cominciato ad annusare sotto il portone e da lì non si spostavano, continuavano a annusare, la coda la facevano in una maniera diversa dal solito. Allora quello del soccorso alpino ci ha chiesto, ma noi abbiamo detto, guardi, qua sicuramente dentro qua c'è qualcosa di diverso. E allora lei ha preso i suoi ragazzi e ha detto, noi dobbiamo entrare qua per vedere, perché qua i cani segnalano qualcosa. Hanno lavorato per poter prima fare un varco, hanno fatto un buco, abbiamo passato dentro un cane, quel cane lì è entrato, ha girato, però non ha fatto niente. Poi sono riusciti a aprire sto portone. Nell'entrare per il portone c'era una scala appoggiata a una parete, tutta piena di sangue. C'erano delle macerie sotto, perché lì c'erano circa tre piani, tutti e tre piani sono crollati, o no? C'erano delle macerie anche tutte piene di sangue. E in pratica non c'era nessuno attualmente, però eravamo dentro che stavamo lavorando, abbiamo sentito un telefono squillare, di cui abbiamo detto, cioè, come mai? E appoggiato sopra una parete c'era ancora, mi pare, un letto o qualcosa. Allora il soccorso alpino è salito, ha preso sto telefonino in una custodia fatta ad uncinetto, no? E ha risposto, e dall'altra parte c'era un signore che ha chiesto se i due signori che erano lì erano morti o erano stati. E allora ci è stato detto che quei due signori che erano lì erano stati trasportati all'ospedale, perché dalla camera dove erano a dormire sono precipitati fino in garage, hanno preso la scala, sono saliti fino quasi al terzo piano, sono usciti dall'abbaino e poi sono stati presi e sono stati portati in ospedale. Perciò i cani, quello che hanno sentito, l'hanno sentito giusto. La prima cosa che dice, essendo tu un istruttore, quando arrivano delle persone che vogliono diventare un'unità cinofila insieme al proprio cane, qual è? Cioè io, noi comunque non diciamo che ci facciamo però il lavaggio del cervello, però bisogna, diciamo, essere ben motivati, allora, perché si vedono delle se situazioni. Se sabato non hanno tempo, se la domenica non hanno tempo, certo, se non hanno tempo disponibile, discorso. È meglio che il cinofilo non lo fanno. Perché diciamo che sì, prima di tutto viene la famiglia, però noi lavoriamo sempre, non abbiamo un momento di pausa, i nostri cani devono sempre lavorare, non è che io li posso lasciare lì, devono cominciare da 3 mesi e lavorare fino a quando vanno in pensione, 9-10 anni. E 3 volte alla settimana, più senza tutte le volte che dobbiamo andare a fare manifestazioni, delle volte che andiamo alle scuole, delle volte dobbiamo sempre intervenire, perciò è un bel impegno che facciamo, che abbiamo. Come avviene, senza andare ovviamente nei dettagli, la preparazione di questi cani?
e della persona. Cominciamo da un cucciolo di 3 mesi che comincia a venire al campo. Immagino non sia necessaria una determinata razza, da quello che ho capito, anche diciamo che noi meticci, cioè, dopo ci saranno le razze sicuramente preferiamo più sempre portate. I cuccioli che prendiamo preferiamo sempre sapere da dove vengono e avere delle fattrici nostre, che partire magari, andare a comparare un cucciolo che magari ce lo prendiamo e poi se possibile cerchiamo dei cuccioli che vengono dai nostri cani. Altrimenti cerchiamo... C'è un motivo? Perché così sapete già più o meno i caratteri. Io sono sicuro che lei, quando ha fatto ultimamente 11 cuccioli, 4 cuccioli sono venuti nella nostra associazione. Certo. E quei cuccioli lì li vediamo, no? Di cui lui è il papà, poi. E vediamo che hanno una marcia in più di quelli che hanno. Ma anche perché lei diciamo... Ha fatto tutti e 2 brevetti, lei lavora in una determinata maniera, perciò sappiamo già il cane che abbiamo, o no, il cucciolo che abbiamo in mano. Un cucciolo che viene, sì, anche quello sicuramente può dare molto, però insomma siamo sempre più contenti se riusciamo a avere un cane dei nostri, o no. Comunque arrivano al campo a 3 mesi e cominciamo a lavorare con il cucciolo, socializzazione, esercizi. Ecco, il primo momento in cui lavoriamo non gli diamo dei comandi, o no? Lo facciamo col gioco, no? Il cane preferisce il gioco, giocare assieme, il premio, a secondo... Un approccio molto positivo. A secondo come noi valutiamo, se il cane è più portato magari alla pallina, al salsicciotto, al cibo. E da quel momento lì cominciamo a lavorare con quello che piace di più a lui. E da lì andremo avanti un po' alla volta a fare tutto quello che lui dovrà fare, però sempre lavorando in quella maniera lì. Con e invece la preparazione del conduttore com'è? Ecco, la preparazione del conduttore è un po' più difficile, perché il cane sì, ma il conduttore ha sempre qualcosa... magari ha paura che faccia questo, no, guarda che si fa male, no, guarda... Noi sappiamo già che il cane sente il nostro stato d'animo, perciò io anche i miei ragazzi conduttori che vengono al campo dico: se stasera te hai litigato con tua moglie è meglio che stai a casa, perché il tuo cane non lavora, cioè non lavora. Quando noi siamo incazzati, quando siamo... il cane non va, e facciamo meglio prenderlo, metterlo in macchina per quella sera lì, lasciarlo stare tranquillo. Siamo proprio noi che dobbiamo cercare di metterci a posto per poter lavorare con il cane. Assolutamente. Veniamo alla prossima unità, Christian, con Benny. Come è nata questa tua voglia di partecipare di diventare un cinofilo? Guarda, io sono il più giovane, tra virgolette, sono quello che è entrato comunque relativamente da poco, sono 2 anni e mezzo che faccio parte dell'unità cinofilo di Spitaletto. È una passione che forse avevo ancora prima di avere Benny, nel senso che ho sempre voluto un cane, ho sempre amato questo animale. E però volevo poter essere utile allo stesso tempo a qualcuno, avendo preso Benny. 2 anni e mezzo fa sono entrato a far parte della squadra cinofila, ho fatto, come diceva prima Piero, da 3 mesi abbiamo cominciato a lavorare tra virgolette, dunque gioco, socializzazione con tutti i cani, da cuccioli a cani anche più grandi, fino ad arrivare a oltre 6 mesi, che lì abbiamo effettivamente incominciato veramente a lavorare su quello che è la ricerca. Partendo dai primi passi, dunque dal semplicissimo nascondermi io e lui doveva venire a cercarmi, man mano passando a livelli più difficili. Benny com'è al lavoro? Ma dai, non lamentiamoci. No, è un bel cane, dunque sta dando delle soddisfazioni. Adesso vediamo di riuscire a portarlo all'esame tra pochi giorni, giusto Piero? Tra 20 giorni. Speriamo di,
di riuscire a portarlo, che lo superi, che è il primo step per poi poter diventare un vero e proprio cane da ricerca. L'esame cosa prevede? L'esame prevede degli esercizi di obbedienza, degli ostacoli e poi alla fine la ricerca. Capito. Sono esami, ovviamente, immagino tutti riconosciuti dal... Sì. Sono esami, ecco, noi abbiamo due tipi di esami. Uno è un esame riconosciuto dalla FC, che si chiamano IPOR, poi c'è la IPORA, la B e la E. La E è un attitudinale, la A è un po' più complicato, la B è, diciamo, il grado superiore. Poi l'ENCI ha un suo regolamento interno che è chiamato operativo. Operativo vuol dire che alla fine di questo esame, se l'unità cinofile passa, ha la possibilità di poter operare, cioè ha le qualità, la qualifica, che è un cane operativo. Da lì poi è l'istruttore o l'associazione che deve mantenerlo operativo nell'arco del periodo prima della verifica. Ecco. E l'esame consiste, l'operativo, per farlo in breve, al di là dell'obbedienza normale, che possono essere esercizi di socializzazione, di comportamento e di controllo, e l'operativo in superficie sono circa, il regolamento fino a oggi, il regolamento parlava di 50.000 a 150.000 metri quadrati, per cui da 5 ettari a 15 ettari di bosco, dove all'interno di questo bosco c'era dispersa una persona. Il cane, partendo dove voleva lui, in qualsiasi posizione che il conduttore voleva far partire il cane, doveva trovare nell'arco dei circa 15-20 minuti la persona dispersa. Trovarla, libero dal guinzaglio, ovvio, segnalarla con l'abbaio, cioè richiamare il proprio conduttore e la squadra di soccorso, rimanere nel posto dove questa persona era ferita o in condizioni da non poter più camminare. Questo era l'esame, è l'esame operativo. Cioè, è un esame, detto così sembra un po' facile, no, ma trovare una proprio persona in anche solo 5 ettari di bosco, fitto, perché si parla, certo, sia in inverno che in estate, il cane deve spaziare, deve lavorare, il conduttore deve capire dove il cane è stato e dove non ha cercato, certo, per potergli far battere tutta l'area, per poter dire qui c'è oppure qui non c'è. Ma ci sono proprio delle zone dove voi qualsiasi bosco, qualsiasi parte, cioè l'allenamento lo devi fare in tanti posti, perché altrimenti il cane si fissa una determinata tipologia di area e dopo un po' lui sa già che quella lì va qui, va lì, va su, cioè va in determinato... No, bisogna sempre cambiare, cioè la motivazione per il cane deve essere quella di trovare zone nuove, e di solito l'esame si fa dove non è mai stato battuto. Cioè è inutile che io vada sempre in quell'area lì e poi, certo, vado lì a fare l'esame. No, sarebbe assurdo. Ecco. Certo. Però bisogna che nell'allenamento e nella preparazione venga cambiata ogni volta la zona, uguale in maceria. Cioè se io faccio cercare un cane su una maceria di 1000 metri quadrati, perché la maceria di esame deve essere 1500 metri quadrati, perché è una bella superficie. Però se in questa area ci sono 20 nascondigli, dopo tre volte il cane conosce tutti i 20 nascondigli. Per cui o è qui o è qui o è qui. Certo. Dopo il cane va col fiuto e lo trova, lo cerca. Ma anche lì bisogna creargli delle situazioni nuove, cioè bisogna portarlo davanti a delle nuove situazioni, perché il cane deve ragionare da solo, cioè non posso essere io che, no, come ha detto prima Piero, e non posso entrare nella maceria perché i vigili del fuoco mi vietano di entrare, perché giustamente non vogliono mettere morti su morti, per cui io devo star fuori. E il mio cane in maceria da solo
deve saper ragionare e andare lui a cercare dove sente anche solo un piccolissimo odore della persona, per cui deve essere autonomo in questa, certo, in questa scelta di operatività, proprio deve essere libero di fare il suo lavoro. Ecco, voi ogni anno avete un raduno nazionale che è un'esercitazione. Allora, sì, Lucis, come tutte le associazioni, diciamo, a carattere nazionale, ha la sua, il suo raduno nazionale. Il suo raduno nazionale che è diverso, cioè ha due significati. Uno ovviamente per incontrarci e per scambiare fra di noi dei rapporti di conoscenza, ma soprattutto, ecco, per una volta almeno all'anno il gruppo della Sicilia incontra anche quello del Piemonte, certo, e ci si incontra in qualche parte a fare, diciamo, un po' di folklore. Però nello stesso tempo noi abbiamo adottato un sistema che è chiamato esercitazione. Cioè noi all'interno delle due giornate di raduno, tre col venerdì, predisponiamo dei siti, delle zone dove andiamo a lavorare. Cioè da noi non si sfila, si lavora. Noi facciamo un campo base e poi le unità cinofile, ognuno ha la sua zona, e escono nelle varie zone assegnate a fare dei simulazioni di intervento, sia in superficie, sia in macerie, sia in acqua, perché abbiamo al nostro interno anche i cani da salvataggio in acqua. Ecco, diciamo che è sì un raduno di incontro, un po' goliardico se vogliamo, perché poi ci si trova tutti la sera. Allora, c'è un'esercitazione addirittura notturna, che è un'esercitazione, un allerta vero e proprio, cioè è successo un disastro, dobbiamo partire. 3 di notte, 4 del mattino, via tutti, piove, nevica, c'è il sole, si parte. Qualsiasi clima, si parte. Ecco, questo è il nostro raduno nazionale, che tutti gli anni facciamo. Quest'anno avevamo circa 500 volontari iscritti, 400 unità cinofile, una 40-45 associazioni presenti, è stato un bellissimo raduno. Ecco, appunto, volontari, so che volevate fare una precisazione, perché sì, il volontario è un volontario a tutti gli effetti. Allora, volontari, questi sono volontari al 100%. Cosa vuol dire volontari al 100%? Vuol dire che non abbiamo un'associazione alle spalle, Misericordia d'Italia, che hanno 1000 anni di attività, hanno migliaia, centinaia, decine di migliaia di iscritti e hanno un budget economico potente come potrebbe essere l'Associazione Nazionale Alpini, 300.000 iscritti, cioè potenza economica. La nostra è una microassociazione riconosciuta dal Ministero, riconosciuta dall'ENCI, che ringrazio perché veramente noi siamo per l'ENCI il fiore all'occhiello, perché siamo il braccio operativo del volontariato in seno all'ENCI. E l'ENCI per noi è un orgoglio, perché siamo sotto una bandiera che è importante in Italia e nel mondo per la cinofilia. Volontari perché? Perché addirittura paghiamo una tessera di iscrizione. Il nostro sostentamento è quello dato dall'iscrizione, 30 euro, 25 euro, non sono tanti, però sono sempre soldi. E da lì abbiamo qualche piccolo sostenitore, ma in definitiva diciamo che se non avessimo il Dipartimento della Protezione Civile che ci finanzia, sia i nostri mezzi che usiamo, sia i corsi di formazione, e l'ENCI, che anche lei a sua volta ci dà un contributo per stare in piedi, tutto quello che esula e è parecchio, ci si autofinanzia. Cioè uno viene a fare un'esercitazione, l'associazione versa 30 euro per dare all'associazione che organizza tutto, i pasti, la zona della tendopoli, cioè i mezzi che portano avanti e indietro i volontari, ecco, cioè si autofinanzia. Parliamo di questa convenzione e collaborazione con il Soccorso Alpino che ha appena nominato. Ecco, noi abbiamo firmato la voluta, caldamente voluta dal
rappresentante della Protezione Civile al Dipartimento, che attualmente è il capo della Polizia, Gabrielli, era prima capo del Dipartimento, ha voluto, prima di andare via, farci firmare questa convenzione. Soccorso Alpino UCIS. Soccorso Alpino, tanto di cappello, sappiamo tutti chi è, e decine di anni di interventi in montagna, in zone impervie oppure in zone di terremoto, nell'ambito del soccorso alpino, diciamo che hanno un'esperienza un po' più breve della nostra, noi ne abbiamo un po' di più, ma soprattutto numericamente come cani noi abbiamo più cani. Visto e considerato che per la legge il soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno il comando delle operazioni in caso di necessità, si è pensato bene il Dipartimento di utilizzare l'esperienza, le capacità e l'autorità del soccorso alpino e l'UCIS con il supporto dei propri cani. Cioè, se il soccorso alpino può mettere a disposizione uno, l'UCIS può mettere a disposizione 100 proporzione. Per cui questa collaborazione è nata perché in caso di intervento il soccorso alpino chiami le nostre unità cinofile per essere di supporto alle loro. Ecco. E questo per il lavoro sia dei dispersi in montagna che per l'operatività nel caso del terremoto, dell'Aquila, eccetera. Ecco, voglio di parlarci un attimo del campionato del mondo di cani da soccorso, ecco, per allora, squadre. La commissione della FCI, che è la Federazione Cinologica Internazionale, dove all'interno, come ho detto prima lei, sono racchiuse le 120-130 nazioni al mondo che fanno cinofilia. All'interno di questa federazione ci sono le varie commissioni. Del giro di 10 anni, questa parte, non di più, sì, 10-12 anni, la FCI ha emanato questa struttura, questa nuova commissione, che è formata da un rappresentante per ogni nazione indicato dal Kennel Club. L'ENCI ha indicato il sottoscritto, ogni nazione una persona. Sì, queste persone si sono riunite e hanno stabilito di fare dei regolamenti e dare delle indicazioni per i cani al soccorso che erano, da un punto di vista, potevano sembrare agonistiche, perché tanti anche dei nostri dicono: no, ma io non faccio agonismo, vado solo a fare il cane al soccorso, ma non faccio gare. Uh-huh. Ecco, non sono gare, cominciamo da lì. Sono prove propedeutiche per trovare i migliori sistemi sia di preparazione sia di intervento per poter mettere poi in campo nel vero settore del volontariato e della ricerca. Un esempio banale è la Ferrari, le Formula 1, che corre per testare sia i materiali, sia le gomme, sia i motori, eccetera, che poi viene riportata questa tecnologia sulle auto di tutti i giorni. Ecco, il campionato del mondo e le direttive della FCI non sono finalizzate a un, anche se a poi gara, al campionato prova, cioè, c'è un primo, un secondo, un terzo come tutti, però non è finalizzata una gara. Sì, alla competizione in sé. C'è una competizione, però è una competizione costruttiva. Assolutamente. Ecco, e ogni due anni viene svolto in varie nazioni questo campionato del mondo a squadre. Campionato del mondo a squadre, che sono squadre indicate dal paese, cioè l'Italia, l'ENCI manda, prima nomina un selezionatore, poi manda la squadra a questi campionati e l'Italia, io ho l'orgoglio di essere stato il selezionatore negli ultimi 10 anni e abbiamo vinto 3 campionati del mondo, per cui la diciamo vita. Che sia in macerie sia in superficie, l'ultimo della 2 anni fa è stato fatto in Romania e l'Italia ha fatto campione del mondo in superficie, vice campione del mondo in macerie e terzo medaglia di bronzo in ricerca in pista. Abbiamo organizzato in Italia 2 campionati del mondo nel 2000
e 10 e nel 2014 con degli ottimi risultati, per cui diciamo che anche lì l'Italia fa bella figura nel mondo, perché la cinofilia italiana comunque è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, e anche nei cani da soccorso stiamo avendo dei grossi risultati. Bene. Grazie però sempre al volontariato, cioè nessuno di queste persone lo fa per agonismo, come fosse l'agility, l'utilità difesa o altre discipline. No, in questo settore sono ancora tutti volontari che si prestano per fare questo campionato. Benissimo, ancora qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi per la terza parte di Cani e Gatti. Adesso ci sarà un breve intervento di Andrea Cisternino, che ben conoscete, di Rifugio Italia in Ucraina, che appunto esprime il suo parere sull'ultima petizione che è stata lanciata, che ha fatto molto scalpore, su change.org, dove si chiede a Vladimir Putin di evitare lo sterminio di massa dei randagi in previsione appunto dei mondiali di calcio. Quindi sentiamo cosa ci dice Andrea Cisternino. Ciao Nathalie e a tutti i tuoi ospiti in studio. Come vedete qua ci sono dei randagi e oggi parliamo dei randagi. Faccio questo piccolo intervento per quanto riguarda i campionati mondiali di calcio da 2018 in Russia. Io con Nathalie ci siamo conosciuti nel 2012 o 2011, ero intervenuto in una trasmissione per parlare delle stragi dell'Europeo 2012. Purtroppo la storia si ripete. Anche adesso in Russia stanno uccidendo animali in 11 città russe per pulire le città dai randagi in vista della venuta di questo mondiale di calcio. Come in Ucraina, nel 2012 anche in Russia stanno lavorando degli squadroni della morte, sono i dog hunter, che fanno pulizia di questi cani usando pistole, e da quello che so io in Russia. Noi sappiamo poche cose perché i canali russi in Ucraina sono stati eliminati perché sapete che c'è ancora in corso questa guerra praticamente tra i russi e gli ucraini. E adesso noi poi dobbiamo andare da mangiare a questi randagi e vengono uccisi questi cani, come lui, vedete? Questi sono tutti randagi, come questi cuccioli. Perché? Perché ogni volta che si sposta il carrozzone dello sport, purtroppo, come è successo anche per le Olimpiadi, mi pare, della Cina, vengono ammazzati animali per pulire le città, perché sembra che questi animali danno fastidio ai turisti, agli sportivi e danno fastidio praticamente alle riprese televisive. No, bisogna far vedere le città pulite. Allora, io in Russia so che non ci sono leggi che tutelano gli animali e spero che verranno fatte, ma purtroppo a differenza di quello che fanno vedere, no? Questo Putin che ha fatto questa foto col cagnolino e tutti a osannare Putin perché lui è quello che ama gli animali, non è così in Russia, la realtà è completamente diversa. Credo che ci siano più leggi in Ucraina che abbiamo fatto approvare che in Russia. Quindi è veramente vergognoso che ogni volta che si sposta il mondo del calcio adesso vengano uccisi animali. Allora io devo rifare l'appello che ho fatto nel 2012, e nella mia battaglia tra il 2010 al 2012. Io vorrei rinnovare questo appello veramente a queste federazioni del calcio che si sono fregate dei cani ucraini. È chiaro che quest'anno l'Italia non ci va perché non è stata eliminata. Però veramente bisogna dire basta a queste porcate, bisogna dire basta a queste uccisioni di animali, facciamo delle leggi. In tutte queste manifestazioni vengono stanziati tantissime montagne di soldi, ma perché dobbiamo continuare a ammazzare animali? Costruiamo dei rifugi, oppure spostiamo
spostiamo questi eventi calcistici, spostiamoli dove? In nazioni che comunque hanno delle leggi che tutelano gli animali non vengono ammazzati, perché non è possibile continuare a seguire degli eventi sportivi come il calcio. Io ne so qualcosa, come ho detto prima, perché io dal 2010 al 2012 ho dedicato la mia vita a denunciare, lì ho iniziato poi tutta la mia storia, a denunciare la UEFA, Platini, la FIGC, tutte queste persone che se sono fregati. E guardate che in Ucraina sono stati ammazzati quasi 250.000 cani randagi in tutta l'Ucraina, giravano i forni crematori, se vi ricordate, tutte queste denunce, qualcosa è stato fatto. Allora, dunque, i mondiali saranno a giugno-luglio. Muovetevi adesso, adesso in Russia i volontari stanno chiedendo aiuto, per favore dovete muovermi, le grosse associazioni devono veramente fare qualcosa, è inutile creare dei partiti animalisti quando poi alla fine non si fa niente. Questi animali, come questi cuccioli che noi sfiammiamo tutti i giorni, perché noi tutti i giorni andiamo a dare a tutti questi branchi, a queste famiglie randagie, e hanno una dignità veramente incredibile queste famiglie, andiamo a dargli da mangiare, noi tutte le mattine usciamo e portiamo cibo e portiamo delle carezze a questi animali. Allora perché ci sono questi delinquenti, queste persone che per lo sport devono veramente massacrare questi animali? E in Russia, anche in Russia ne stanno ammazzando veramente tanti. Lo sport deve portare gioia, lo sport una volta portava la competizione, la gioia, l'umanità, portava la fratellanza tra tutti i popoli, adesso sta portando solamente morte di animali, veramente ragazzi, basta così, l'anno 2018 deve essere l'anno degli animali. Deve essere l'anno degli animalisti e deve essere l'anno veramente delle persone che vogliono difendere queste creature. E iniziamo veramente con la Russia, iniziamo veramente con boicottando, se non faranno niente, questi benedetti mondiali, perché oltre al calcio c'è la vita. Poi è chiaro che il tifoso non gliene frega niente di questi quattro cani randagi se vengono uccisi col veleno, ma io ho visto come questi cani vengono uccisi, perché tutte le sere correvamo in ospedale, anche alle 2 di notte con i cani che urlavano. Quindi abbiate un po' di umanità, io lo dico ai tifosi, abbiate un po' di umanità, fate come avete fatto qualcosa per l'Euro 2012 in Ucraina, veramente dite no alla violenza contro gli animali per il gioco del calcio. Lo sport deve tornare ad essere una competizione, deve tornare a essere gioia, deve tornare a essere fratellanza fra tutti quanti. E scusate perché io mi infervoro, perché veramente queste cose le ho vissute sulla mia pelle, e Natalì lo sa benissimo, perché comunque ci siamo sentiti durante questi periodi brutti della mia vita. Quindi aiutate questi randagi, adesso non sono i randagi ucraini, sono i randagi russi, la prossima volta saranno i randagi di qualche altro popolo, di qualche altra nazione, però veramente diciamo basta a queste cose. Dove va il carrozzone dello sport? Non deve ogni volta lasciarsi dietro delle scie di sangue innocente. E lo dico anche ai calciatori che si riempiono i loro portafogli come hanno fatto per Euro 2012, si sono riempiti i loro portafogli e i loro conti correnti di soldi, tanti soldi, ma anche di tanto sangue innocente. E lo ripeto, anche la nazionale italiana non ha voluto fare niente per fermare le stragi dei randagi ucraini. Allora, adesso vi prego, fermiamo le stragi dei randagi russi e diciamo basta a queste violenze, perché anche queste creature hanno il diritto di vivere e noi dobbiamo smetterla veramente di arrogarci il diritto di dire chi deve vivere e morire. Quindi viva gli animali, viva i randagi, perché hanno molta più dignità di molti umani. Bobby. Niente, Natalì, adesso ci siamo spostati da un altro gruppo, una famiglia fantastica, lui è Bobby, lei è Birba, la bambina, e poi dietro c'è Mami che avete visto prima, adesso gli diamo da mangiare, quindi ecco, volevo salutarvi, e a voi che siete in studio, a quelli che stanno guardando, a te chiaramente Natalì, noi ci vedremo presto. Vado a dar da mangiare a loro, e loro sono i cani randagi che vengono poi uccisi per liberare le città. Ecco, queste sono delle famiglie che hanno il diritto di vivere. Ok, allora ripeto il mio appello, fate qualcosa,
veramente bisogna fare qualcosa per fermare le uccisioni di questi poveri animali che non hanno fatto del male a nessuno, solo perché danno fastidio ai tifosi e alle riprese televisive. Ciao a tutti. Ed ora parliamo di uccelli con il nostro ornitologo di fiducia Mario Caffi, che ci ha portati in una zona della Bassa Bresciana a scoprire la Marcita, ovvero un luogo molto particolare, soprattutto in questo periodo invernale, perché di notte diventa un dormitorio per centinaia di esemplari. Quindi vediamolo insieme a Barbara Fogazzi. Amici di Cani Gatti e Compagnia, siamo pronti per una nuovissima avventura nel fantastico mondo degli uccelli. Come sempre al mio fianco, quando si parla di questi animali, Mario Caffi, il nostro ornitologo di fiducia. Ciao Mario. Ciao, ciao. Ci troviamo a Padernello, in provincia di Brescia, nella Bassa Bresciana e più precisamente nel Parco della Savarona. Qui c'è un ambiente naturale che è stato creato dall'uomo, che è un ambiente favorevole per gli uccelli. E adesso andiamo proprio a scoprirlo. Siamo attrezzati perché purtroppo c'è molto fango e quindi ci siamo attrezzati di stivaloni. Partiamo Mario? Partiamo! Ho visto che ti sei soffermato su delle impronte. Sì, io metto delle piccole impronte, sono impronte di, specialmente questa, vedi, sono impronte di tasso, che sfata un po' il mito che il tasso dorme d'inverno, invece non è vero, assolutamente vero, i tassi d'inverno si muovono e quando hanno fame escono dalle tane e vanno a mangiare. E a giudicare e non è passato da tanto. È passato stanotte sicuramente. Ah, e qui ce ne sono molti di tane. Sì, ci sono un paio di tane, magari se riusciamo a vederle andremo a scoprirle. Marcita, che cos'è? Marcita è una zona che viene allagata con acqua, acqua di solito dei canali della zona, e permette al terreno nel periodo invernale di non gelare. Cosa succede? Succede che l'erba cresce più in fretta e era detta anche marcita perché veniva tagliata a marzo. In pratica a marzo era la prima erba che raccoglievano per dare da mangiare al bestiame, alle mucche, agli altri animali della fattoria generalmente. È per quello che è chiamata marcita. È una pratica culturale questa che permette di dare nutrimento agli uccelli durante i periodi più freddi. Diventa una zona di uccelli perché durante il periodo invernale si forma un grosso dormitorio, un dormitorio specialmente di spioncelli e pispole che vengono a dormire sull'acqua perché loro sono protetti. Generalmente questo dormitorio può arrivare anche a 2000 uccelli. In questo momento non li vediamo perché loro sono in giro per la pianura ad alimentarsi. Se tu vieni qua oggi verso le 5, loro cominciano a rientrare e fanno il dormitorio all'interno della marcita. Vanno a dormire sulla marcita a caldo perché l'acqua tiene una temperatura costante e loro in pratica si riscaldano con l'acqua. Dicevi che qui è uno spettacolo quando nevica. Quando nevica fai conto che tutti gli uccelli che si trovano in queste zone vengono a alimentarsi nella marcita. È uno spettacolo, un'oasi in pianura in pratica. E ce ne sono tante in queste zone della Bassa Bresciana? Purtroppo è l'unica marcita funzionante ancora in provincia di Brescia.
Quindi da preservare. Eh sì, è bellissimo. La cosa importante di queste cose qual è? È l'acqua, perché l'acqua qui salendo nella marcita viene anche depurata. Viene depurata, ingrassa il terreno e poi uscendo esce molto ossigenata. E difatti quel tratto lì, piccolo tratto della Roggia Savarona, è l'unico punto, credo, dove possiamo trovare, non so, il gambro, quello d'acqua dolce, quello che ha bisogno di acqua pulita e molto ricca di ossigeno. Benissimo, hai nominato due specie di uccelli, gli spioncelli, parliamo di loro adesso, concentriamoci su loro, cosa possiamo sapere di loro? Beh, spioncelli e pispole sono uccelli generalmente del nord Europa, vengono qui da noi nel periodo autunnale a passare l'inverno, fanno queste grosse concentrazioni, di solito vanno a dormire in zone come queste dove c'è erba alta. Specialmente questa qui è meglio perché essendo l'acqua, come ho spiegato prima, per via della temperatura, e loro passano l'inverno qua, poi fino a marzo cominciano a rientrare per le zone del nord. La pispola generalmente va oltre le Alpi, va a nidificare sopra la Germania nelle zone artiche, mentre la spioncello si può fermare anche a nidificare sulle nostre montagne. E come li riconosciamo? Che caratteristiche hanno? Lo spioncello è un attimino più grosso della pispola. La pispola è più piccola, sono questi piccoli uccelli chiamati uccelli di prato, perché stanno generalmente nei prati. Sono parenti stretti delle allodole e di altre specie. Sono quelli che vediamo che proprio ogni tanto ne appare qualcuna a filo erba, a filo prato. Sì, sono loro. Ogni tanto. E il loro canto ha dei suoni particolari? No, il loro canto è un po' tecnico, bisognerebbe abituarsi. Comunque la pispola ogni tanto si sente, allarma, la si sente cantare. Benissimo, allora Mario, dobbiamo tenere conto di due fattori molto importanti quando andiamo in giro, appunto in cerca, in osservazione degli uccelli. Il periodo dell'anno, ovviamente, perché ci sono delle stagioni in cui troviamo alcune specie e invece altre in cui queste specie stanno migrando e quindi subentrano nuovi uccelli, e poi anche le condizioni climatiche. Se c'è troppo vento è difficile trovarne tanti. No, è difficile perché loro stanno in giro, in pastura, poi si allargano, stanno uniti. Ne abbiamo visto prima nell'arrivare un piccolo gruppetto di una cinquantina di individui. E noi qui ci abbiamo studiato, anche con i miei amici, abbiamo studiato tanti anni sopra questa marcita. Io ho fatto un lavoro decennale sul dormitorio della marcita, sono venuti fuori dei numeri impressionanti. E la cosa interessante è che abbiamo fatto anche delle catture. Mi ricordo che avevamo catturato addirittura un pettirosso, perché vengono anche i pettirossi a alimentarsi sulla marcita quando c'è neve. E questo pettirosso è stato catturato l'anno dopo, che è migrato e è finito sopra Mosca, a 2000 km sopra Mosca. Sto scendendo l'idea, in due anni. Però sicuramente ne ha fatta di strada. E oltre alle tre specie che hai nominato, hai avuto altri incontri in questa zona? Sì, ogni tanto quando c'è la neve specialmente arrivano le pavoncelle e arriva anche il piviero dorato, che è una specie bellissima da vedere. Uccelli, ma anche nidi? Sì, questo qui è un vecchio nido dell'anno scorso di picchio rosso maggiore, che io sono riuscito a trovarlo, ho visto anche gli adulti che imbeccavano i giovani, e questo nido tutti gli anni viene utilizzato dalla coppia che sta nella zona. Dicevamo prima che tu ovviamente fai anche delle operazioni di inanellamento, quindi praticamente catturi gli uccellini che arrivano nelle tue reti, che ovviamente poi vengono liberati a scopo scientifico, e lo fai perché cerchi di capire il loro tragitto, insomma. Qui che cosa hai trovato? Sì, generalmente io facevo catture in questa zona, catture molto mirate, particolari, e
e sono stato fortunato perché un giorno, mettendo una rete qua per vedere un po', cosa c'era, ho catturato una passera scopaiola proveniente dalla Finlandia, un anello finlandese. Ecco, la passera scopaiola è tipica di che zona? È tipica di queste zone di, vedi lì, di Rovi, sta nei Rovi, sta molto bassa, difficilmente la vedrai in alto, sempre in terra, molto bassa. Perché noi siamo abituati a pensare i nidi in alto, ma dobbiamo stare attenti perché molti uccelli nidificano anche in basso, vero? In basso, sicuramente, in basso. La passa la scopaiola generalmente nidifica nei cespugli di... sta in montagna e nidifica nei cespugli di ginepro, in zone molto basse che stanno per terra. Abbiamo trovato la tana del tasso, come riconosciamo che si tratta di una tana di questo animale? Facile, è classica del tasso, poi c'è questo percorso in uscita che andava verso le tracce che abbiamo visto prima. Ma il tasso è un animale pericoloso oppure è innocuo per l'uomo se dovessimo incontrarlo? No, sicuramente lui ha paura di noi, scapperebbe sicuramente. È un animale che vive di notte? E è diventato notturno, in questo momento dorme, magari può stare lì 2 o 3 giorni tranquillo a dormire, poi quando ha fame esce e se ne va intorno alla marcita a cercare da mangiare. Poi loro mangiano di tutto, sono un po' come i maiali, mangiano tutto quello che trovano, carcasse di animali morti, funghi, tutto quello che trovi mangiano. Abbiamo appena disturbato che stava tranquillamente facendo un bagnetto nell'acqua. Stavano mangiando, erano 4 germani, erano 3 femmine e un maschietto. Come fai a saperlo? Ah beh, il maschietto, non so se hai notato, di solito sta sempre dietro. Tu è singolare perché sei uno, forse l'unico ornitologo in Italia che non utilizza il binocolo, ad occhio li vede. No, ormai non ho mai usato binocoli, uso l'intuizione e poi no. L'esperienza. No, l'esperienza, poi vedi il modo di volare, i suoni, i versi, i canti, come si comportano in natura, gli ambienti, cioè sono le cose importanti. Tanti da capire prima di osservarli. A proposito dei canti, ci si chiede sempre che cosa vorranno mai dire tra di loro quando si sentono certi bellissimi suoni melodiosi, ma in realtà concretamente come possiamo sintetizzarlo? Per esempio un picchio, che cosa ci dice quando lo sentiamo? Di solito loro, quando gli uccelli quando cantano, specialmente il canto nuziale della primavera, è detta dai paesani nostri, io lo dico sempre in paesano, quando qualcuno vuole sapere cosa dice il canto dell'uccello, dice attenzione, qui comando io, attenzione, qui tutto quello che sta qui è mio, sia alimentazione, tutte le femmine che sono nel territorio sono mie. Segna un po' il territorio. Segna il territorio, dicendo a tutti state alla larga. Qual è uno dei trucchi per capire che in una zona ci sono tanti uccelli? E io non guardo solo in alto tante volte, guardo anche per terra. In questo caso vediamo con tutte queste fatte che vedi, anche là sotto, se tu guardi in alto vedi su tutti gli alberi dove sicuramente si sono posati quel gruppo di colombacci che abbiamo visto prima. Tu riesci quindi a distinguere anche gli escrementi, chiamiamo? Sì, generalmente io osservo anche le fatte, osservo le tutto, i segni, le tracce, addirittura come si alimentano tante volte.
E questo particolare tratto che costeggia la Roggia Savarona di solito è ricco di che presenze? E in questo periodo, come abbiamo visto prima, ci sono dei grossi dormitori anche di colombacci che vengono a dormire su questi alberi. E anche i codibuoi, se non sbaglio, abbiamo prima avvistato. Sì, anche quelli, sì. Zone che sono un po' le tue zone, hai anche avuto la fortuna di fotografare un uccello molto molto raro che ti ha permesso anche di vedere le tue fotografie pubblicate su importanti riviste di settore. Sì, era un'albanella reale che generalmente d'inverno è un bel maschio, che il maschio è bianco, l'ho fotografato in queste zone perché veniva tutte le sere in caccia ai spioncelli, è un predatore naturale degli spioncelli. E abbiamo capito che questa zona ne è molto ricca. Lui arrivava sulla marcita la sera, catturava il spioncello, poi ritornava al dormitorio che è qui a un chilometro. Io mi sono messo in questo dormitorio dove andava l'albanella, ho messo un capannino con la mia macchina fotografica e l'ho fotografata in volo, che non è facile fotografare una bestia del genere. Poi l'ha pubblicato un mio amico sugli Uccelli d'Italia, che è questa collezione di libri. E beh, è stata una soddisfazione molto, molto bella. Ecco, ti credo, perché il vostro lavoro è fatto anche di osservazione attesa, perché noi abbiamo visto, proprio non è semplice riuscire a vedere da vicino comunque un uccello. Non è facile, anche qui sentiamo molti versi, suoni, abbiamo sentito anche la poiana, però non l'abbiamo vista, non è facile vedere questi uccelli, anche lo sparviere. Qui ci sono i sparvieri, ma non li vedi, sono mimetizzati in questo ambiente. Questa zona sopra generalmente io trovo sempre il nido. Anche lui d'inverno viene sulla marcita a catturare i spioncelli, è un altro predatore naturale, un rapace che vive nel bosco proprio. Quindi davvero sarebbe uno spettacolo riuscire a venire a vedere una marcita quando si sta facendo buio. Sì, e vediamo tutto ciò. Sì, alla sera ci sono tutte quante scene da vedere. Benissimo, adesso concludiamo la nostra avventura di oggi davanti ad un luogo simbolico. Questa quercia secolare a cui tu sei molto legato. Sono molto legato perché è una quercia che abbiamo studiato con un mio amico botanico e probabilmente risale la piantumazione a fine 1600. So se rendo l'idea. Non è mai stata segnalata nei monumenti nazionali e qui, in questo parco completamente abbandonato, questo qui è il parco della Roggia Savarona, completamente abbandonato e boh, non so. E magari lanciamo anche un appello affinché ci sia più attenzione, sì, verso questo luogo, perché abbiamo visto che appunto la marcita, che è una delle ultime in questo territorio, dà comunque sostegno a tanti animali, a tanti uccelli in questo periodo invernale in cui per loro è più difficile mangiare. Prima di salutarci però, Mario, ricordiamo ancora che appunto adesso fortunatamente non sta nevicando, le temperature non sono così rigide da creare il gelo, però come possiamo venire in aiuto dei nostri amici uccellini, magari che troviamo sui nostri balconi, nei nostri giardini? Come ti ho detto, quando sei arrivata a casa mia hai visto che io ho messo delle palline con grasso di animale, ho messo degli avanzi di mele, di pere che ho avanzato, li ho appesi e questi uccelli un po' vengono aiutati, no? Specialmente nei periodi freddi. Assolutamente nessuna mollica di pane. No, è meglio evitare il pane, come sconsiglio a tutti. Eliminare il pane completamente, e gli lieviti sono pericolosi per gli uccelli. Benissimo. Meglio semi vari, uva passita, quelle robe lì di semi, di frutta andata male, a posto di buttarla nel composto, la metti lì appesa, anche una mela marcia la appendi, ma fa molto effetto per gli uccelli. Grazie davvero Mario, alla prossima. Alla prossima, ciao ciao. Thank you.
Adesso, prima di salutare i miei ospiti, volevo un attimo sapere se avete ottenuto dei riconoscimenti per il vostro lavoro come UCIS. Beh, come UCIS partiamo da una medaglia del governo armeno data a un nostro purtroppo scomparso veterano della cinofilia, Carlo Quarenghi, che appunto dopo l'Armenia ha ricevuto questa medaglia al valore dell'unità cinofile, perché anche là ha fatto degli interventi molto importanti. Abbiamo avuto una medaglia d'oro per l'Aquila, abbiamo avuto un riconoscimento dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'invito del Presidente Napolitano a una commemorazione di coloro che erano intervenuti appunto in fase di soccorso. E poi ultimo è quello di domenica scorsa ad Assisi, dove ad Assisi, con il premio la giornata di Sant'Antonio, benedizione degli animali, proprio lì alla Basilica Santa Maria Maggiore di Assisi, hanno premiato la prima volta le unità cinofile da soccorso, chiamati cani eroi, ma non vogliamo essere chiamati così. Questo è un bel riconoscimento, perché Assisi è importante, Sant'Antonio protezione degli animali, e anche noi siamo degli animali, perché comunque abbiamo preso una bella benedizione, è stata una cosa molto importante, e all'interno di questa è nata una iniziativa fatta dal sindaco di Assisi, che è quella di fare il nostro raduno del 2018 per il 30° anniversario ad Assisi. Per cui, se le cose vanno in porto, noi a settembre saremo ad Assisi, nella zona più bella, credo, e riconosciuta d'Italia, a fare il nostro raduno nazionale con i nostri cani e le nostre unità cinofile. Però volevo spendere un secondo ancora per dirle che la nostra soddisfazione, i nostri riconoscimenti sono di poter lavorare e dare il nostro supporto, e anche solo una vita salvata in tutti i 50 anni di storia, noi siamo soddisfatti, e quello è il premio, la medaglia più bella che possiamo vedere. Vedere un bambino che torna a casa da sua mamma perché è stato ritrovato in un bosco, come è successo pochi anni fa, questo è il premio più bello che i nostri cinofili, i miei ragazzi, come dico sempre io, meritano un applauso, veramente meritano un riconoscimento, e tutto il loro sacrificio viene sminuito, l'abbiamo sentito dalle parole di Piero, dove solo l'aver segnalato qualcuno ha portato soddisfazione. Io vi faccio i miei complimenti, grazie per essere venuti qui. Grazie a voi dell'ospitalità, dell'immagine che ci avete dato. Assolutamente, vi faccio veramente i miei complimenti per quello che fate, per essere sempre pronti in caso di bisogno, e soprattutto un applauso a loro che, da quello che abbiamo capito, ci sono sempre nel momento del bisogno, addirittura rischiano la vita perché, come abbiamo sentito dai racconti, vanno in zone dove a noi umani non è permesso, e loro segnalano e aiutano e salvano vite umane. Vi faccio davvero i miei complimenti più sinceri, vi auguro un buon lavoro, ringrazio anche i miei telespettatori per averci seguito, e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.